Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta pomeridiana con il vostro YouGufo followers. Attenzione, altro pareggio nelle ultime 5 partite, abbiamo 4 pareggi, cosa un poco preoccupante, però andremo a vedere che comunque rimane una prestazione bene o male decente, nonostante comunque i soliti arbitraggi un po' scandalosi, un po' comunque da controllare, però tutto a posto, saranno contenti i nostri detrattori. Poi, followers, parliamo di quello che sta succedendo nella curva della SF, ah no, scusa, nella ex curva della SF Inter di Milano, perché è tutto a posto, tutto sistemato, ce lo dice la Gazzetta, che comunque è un giornale imparziale. Alla fine non è quello che si dice, che questi qua della Cartonese sono così 'ndranghetosi che si infilano dappertutto, controllano pure la Gazzetta. No, ragazzi, andiamo a vedere che non è così, perché già è tutto risolto, tutto a posto. Però, followers, prima di iniziare la seduta di quest'oggi, vi ricordo il momento tenerezza. Voi sapete che è facile, basta fare clic sul tasto iscriviti. E alla fine io devo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti in questi giorni. Veramente, grazie di cuore, abbiamo raggiunto quota 2600. Andiamo avanti per la nostra strada per vedere se riusciamo ad arrivare presto a quota 3000. Però, followers, dovete anche lasciare un like. È d'obbligo lasciare un like, altrimenti siete tutti dei peppini chine. Parliamo di cose importanti. Io comunque mi devo indignare, non solo per l'arbitraggio, non solo per il risultato, per tutte le cose. Però, ragazzi, nessun giornalista, alla fine è un loro dovere, perché noi quando abbiamo affrontato il Cagliari comunque eravamo comunque contenti di questa cosa. Diciamo, e adesso che c'è Augello, noi dobbiamo parlare con lui, ragazzi, per comunque mostrargli la nostra solidarietà, perché tutto è bene quel che finisce bene. Ragazzi, vi ricordate la notizia di Sportface, quel sito che comunque dà solo notizie importanti e rilevanti nel mondo del calcio? Augello era andato via il pappagallino, l'aveva smarrito, poi lo ritrova, nessuno comunque che gli dà un abbraccio dice: oh, Augello, grazie, attenzione, grazie, perché mi ricordo. Ragazzi, andiamo avanti. Purtroppo sono cose che fanno male al cuore. Ilic non porterebbe mai la maglia della Juve dentro la valigia. Queste cose comunque ci fanno piangere. Però, followers, parliamo un attimo della partita. Io vi devo dire una cosa: noi abbiamo iniziato bene questa partita, dove l'allenatore del Cagliari, Nicola, giustamente dice: io mi devo coprire, non facciamo il catenaccio di più, soprattutto sulle fasce, dove lui comunque aveva doppiamente bloccato le nostre corsie. Lì aveva messo due persone a raddoppiare sempre sulle fasce, dove comunque lui aveva capito che è il punto di forza della Juventus. Bene o male, noi abbiamo avuto la fortuna, perché secondo me è una fortuna, questo intervento scomposto, che comunque succede alla fine, intervento scomposto, siamo riusciti a passare in vantaggio su rigore. E io ho detto: ah, boh, abbiamo la fortuna che comunque è tutto a posto. È tutto a posto perché, ragazzi, attenzione, perché Enrico Variale, l'ex direttore tascabile di Rai Sport, dice: no, a termini di regolamento, il rigore concesso alla Juventus ci sta tutto. Quindi ho detto: beh, vabbè, non abbiamo rubato. Lo dice Variale, non abbiamo rubato. Poi comunque un penalty così, e non diamo quello a Kvaratskhelia contro il Como. Vi ricordate che Kvaratskhelia comunque gli appoggiano le mani dietro la schiena e lui si butta per terra. È rigore, va bene che appena l'ha toccato, lo ha toccato? Lo ha toccato? È rigore, dovevate dare il rigore, i piani napoletani si arrabbiano. Comunque tutto sommato l'ex direttore tascabile di Rai Sport dice: comunque il rigore ci sta tutto, quindi non abbiamo rubato, cari followers, invece sì, abbiamo rubato. Perché c'è Carlo Alvino, detto Zerbino, e lui dice: oggi le comiche in diretta da Torino. Dopo questo rigore ai non colorati, viene difficile seguire ancora questo calcio malato. Che vergogna. Speriamo effettivamente che lui smetta di seguire questo calcio malato, perché se il calcio è malato, secondo me, qualche piccola, ma proprio piccola piccola, piccola responsabilità ce l'ha anche lui. Però vediamo un po' se è vero. Speriamo sia vero che lui non vuole più seguire il calcio. Però vedete che Carlo Alpino giustamente ci dice: no, la Juve ruba perché non è rigore. Secondo il regolamento è rigore, così come secondo il regolamento sarebbe anche rigore questo tocco di Buongiorno nella partita con la Juve, così come era punizione in area a 2 metri dalla porta, così come andava espulso Politano. Però giustamente, ragazzi, lui vede solo le cose che vuole vedere e ci dice che alla fine non è a rigore. Fatto sta che noi trasformiamo il rigore, Vlahovic la mette dentro sul rigore e basta. Il problema è proprio qui, perché lui mette dentro il rigore e poi basta. Lui non so come faccia, ragazzi, io ve lo voglio far vedere.
Voglio far vedere com'è possibile che lui si sbagli questo rigore che era praticamente doveva solo appoggiarla dentro. Se tu proprio non vuoi fare il figo, oh. Incrocia, vedi che il portiere già stava per terra quando si stava buttando sulla sinistra, a incrociare sulla destra pure un piccolo scavetto, ma buttala dentro, no, lui prende e la tira fuori. Ed è questo, ragazzi, il risultato che noi abbiamo conseguito in questa partita casalinga contro il Cagliari. Là dove tu comunque stai vincendo 1-0, non concedi nulla o quasi ai tuoi avversari, quel quasi ti fotte. Anche perché noi potevamo portare benissimo a casa questa partita, perché la prestazione è stata molto bella. Juventus sempre arrembante, Juventus sempre con il pallino del gioco, e non è che ci abbiamo possesso palla in difesa. Abbiamo possesso palla in avanti, quindi è anche piacevole rivedere la partita, però abbiamo sciupato troppo. E infatti poi il Cagliari ti punisce. Ti punisce con un altro rigore che alla fine, bisogna dire la verità, secondo me il rigore ci sta. Anzi, è un rigore, perché alla fine è vero pure che lui non poteva camminare, perché lì davanti c'era Douglas Luiz, e quindi lui proprio schiatta contro Douglas Luiz, no? Incoccia, si scontra con Douglas Luiz. Però gli fa il tunnel e lui gli rifila un calcione, anche involontariamente, perché stava calciando la palla. Secondo me, vabbè, il rigore ci sta. Il problema non è il rigore, il problema non è poi l'espulsione rubata di questo calciatore della Juventus di Conceição. Non è lì il problema è proprio questo, gol di Vlahovic, che tu sbagli la partita, sbagli tante occasioni, ci sta, ma questa non la puoi sbagliare. Avresti fatto il 2-0 e il Cagliari si sarebbe ritirato nella tana, invece no. Abbiamo alimentato le speranze del Cagliari fino alla fine, e poi il Cagliari viene premiato, quindi è giusto il pareggio, anche se la Juventus ha giocato meglio. Noi adesso siamo in posizione in classifica con 10 gol fatti e 1 subito. Abbiamo gli stessi punti dell'Udinese, che ha 10 gol fatti e 10 subiti. È bella questa cosa. Poi ragazzi, l'arbitro dà giustamente 8 minuti di recupero, perché comunque si è perso tanto tempo per il fatto della VAR, per il fatto del rigore, per il fatto dell'espulsione di Conceição. Espulsione che alla fine mi sembra un po' eccessiva, perché se comunque Carlo Albino ha detto Zerbino, lui si sta lamentando, il rigore su Caccascellia, perché comunque lo toccano, allora rigore. Lo toccano con Conceição, oppure l'hanno toccato, gli hanno messo la mano sulla schiena e lui si lascia cadere per te. Ci vogliamo ricordare l'anno scorso contro l'Udinese, la nostra Inter di Milano, che ha avuto quel rigorino ridicolo, perché Lautaro sta correndo, quello dell'Udinese gli fa così, gli tocca con un dito la schiena, lui crolla per terra, gli danno il rigore. Giustamente con Conceição io posso pure capire che tu il rigore non glielo vuoi dare, anche se quello l'ha toccato sulla schiena, il rigore non lo vuoi dare, gli tocca la spalla, il rigore non lo vuoi dare, meno non dare il cartellino rosso, il cartellino giallo, che è esagerato. Però alla fine voi sapete, followers, che ci sono delle differenze, ci sono delle grandissime differenze. Vedete ragazzi, qui all'autor, no, questo è Turam. Vedete che a Turam, quello cartonato, gli danno il rigore per questo intervento, giustamente, poi a noi, per esempio su Politano, il rigore non lo danno mai, perché voi sapete che è tutta un'altra storia. Vedete, a noi questi rigori non li hanno mai e poi mai dati, perché sono cose che succedono, ragazzi. Allora, qual è il punto? Il punto è questo, che tu comunque sei una squadra che dopo le fatiche di Champions hai perso qualcosa dal punto di vista fisico e mentale. Ci sta, le squadre fanno degli errori, ci sta che fai degli errori, però i tuoi errori vengono subito coperti da arbitraggi che, come c'è la minima cosa, allora rigore per l'Inter, allora lì diamo subito il rigore, allora come tocca la palla subito rigore, mentre alla Juventus giustamente vedete è lì su Conceição, non si dà il cartellino e c'è l'intervento killer, non ti danno mai il cartellino a favore, tutte queste cose. Poi ripeto. La cartonese, voi sapete, se danno questo qua, se danno questo rigore qui, vedete, se a qui gli danno il rigore, devi dare tutti gli altri rigori anche alle altre squadre. E qui voglio spezzare una lancia a favore del Piagnacoli. Alla fine perché il fallo su Anguissà non c'è stato il cartellino rosso? E qui subito danno cartellino che poi lo vanno a vedere al VAR. No, ma quale giallo? Dai il rosso, perché qui la partita la dobbiamo chiudere subito. Vedete ragazzi, ci sono sempre degli errori arbitrari, però ripeto, secondo me noi la partita l'abbiamo persa qui, la partita della Juventus noi l'abbiamo persa in questo episodio, quando Vlahovic purtroppo si mangia questo gol. Poi il resto ragazzi, potevamo anche avere qualche fortuna in più, però non è stata così, abbiamo sbagliato e quindi ci meritiamo il pareggio.
quarto pareggio nelle ultime 5 partite, una cosa un po' preoccupante, però comunque andiamo avanti per la nostra strada, perché la squadra comunque si vede sempre più in crescita, soprattutto perché venivamo da una partita molto faticosa in Champions League. Ad ogni modo, followers, parliamo un attimo di cartone. Io vi devo dire una cosa, occhio, perché voi sapete che già si è risolto tutto, no? Io vi faccio vedere qualche titolo dei giornali, ma così a caso, ragazzi, così a caso. Dei giornali che comunque non sono di parte. Vedete questo, il solito giornale color cane che corre, ci viene a spiegare che a San Siro la curva nord rompe col passato. Quindi tutto a posto, ragazzi, è già tutto risolto, è passato, beh, state tutti i giorni a parlare di queste cose, tutto a posto, già è tutto risolto, è acqua passata. Vedete, la curva nord sparisce, c'è già un nuovo corso degli ultra scartonati, vedete, biglietti singoli sui canali tradizionali, adesso sì, che i biglietti sono tutti sui canali tradizionali. Vedete lo striscione tutti uniti, perché alla fine basta parlare di cartonese, anzi dobbiamo parlare della Juventus, dobbiamo cercare di tirare in ballo la Juve, perché è la Juve che ruba, ragazzi. E infatti attenzione, perché c'è questo articolino, no? Poi uno dice che cos'è la mafia, che cos'è l'andrangheta. Vi ricordate proprio negli anni 90 che c'era questo telefilm di Michele Placido che si chiamava La Piovra? Proprio per far capire che la mafia è come una piovra, no? Stanno dappertutto, hanno messo delle persone di loro riferimento dappertutto. E infatti, dal punto di vista proprio dei media, c'è il giornalista della Gazzetta, praticamente è ovunque, sono tutti interisti nella Gazzetta, loro hanno praticamente colonizzato uno dei giornali che dovrebbe fare informazione sul calcio in Italia, però alla fine si dedica solo a fare due cose: difendere la Cartonese e parlare male della Juventus. Questo è quello che fanno in Gazzetta. Vedete che c'è questo articolino di Giorgio Specchia, un giornalista della Gazzetta dello Sport, nonché fondatore del gruppo ultra nerazzurro dei Viking. Aveva presentato un libro che lui aveva scritto tempo fa, che si chiamava Il Teppista, no? E giustamente lui, cari followers, è un giornalista abbastanza obiettivo, no? E ha fatto questo articolo, io ve lo voglio far vedere, è lui che scrive questo articolo: la Nord sparisce, basta fare, tutto a posto, è tutto regolare, ragazzi, quindi non ci sono più punizioni, cose, perché già hanno risolto il problema, già non esiste più, tutto regolare, non c'è bisogno di scandalizzarsi, anzi. Andiamo a leggere un passaggio del suo articolo, perché voi mi direte, no, ma come mai lui ha questo tipo adesso, no, di approccio, questo tipo di pensiero? Giustamente, siccome lui è il fondatore di uno dei gruppi della curva, esponente della curva, siccome qua lo dice chiaramente che sono suoi amici quelli che erano in curva, giustamente lui, facendo parte di questo movimento, si permette di scrivere, cioè il lusso di scrivere comunque sulla Gazzetta, parlare all'Italia intera, vista la tiratura degli articoli della Gazzetta, per dire ma no, ma tutto a posto, anzi, una riflessione, facciamo una riflessione, perché qua giustamente dobbiamo dire la verità, è colpa della Juve, questo qui lo hanno ammazzato, ci sta, ma perché era della Juve, questo era il gobbo, vedete, era della Juve, vedete, questo qua, guardate, vedete, alla fine, perché sono juventino, capito, i ragazzi sanno tutto, vedete, qua lo dice, ma questo qua alla fine lui non conosce neanche i valori della curva, non conosce neanche chi erano Mazzola e Rumenig, perché lui era juventino. Ecco perché adesso dobbiamo parlare della Juve. In effetti, ragazzi, non è solo la Gazzetta, vabbè, noi lo sappiamo, no, a parte Moratti che lo aveva detto, no, ragazzi, sono stati costretti quelli della Cartonese, sono stati costretti a fare certe cose, quindi tutto a posto, però già è tutto sistemato, siamo tutti d'accordo che è tutto a posto, e infatti, ragazzi, attenzione, volevo dire attenzione, perché giustamente non è l'unico giornale, vedete qui che si parlano criminalità negli stadi. Allora, c'è stato il morto delle intercettazioni note ormai a tutti, che questi qui parlavano con la dirigenza, venivano promessi dei biglietti, venivano promessi degli aiuti, dei favoritismi, attenzione, questi andavano a cena con le famiglie, avete ascoltato, avete visto di tutto, no? Nella foto, giustamente,
la foto, dobbiamo mettere criminalità negli stadi e mettiamo comunque Vlahovic e lo stadio della Juventus dove praticamente c'è Vlahovic, perché alla fine, cari followers, alla fine è normale. Dobbiamo far credere, adesso dobbiamo spostare il focus, è già tutto passato, tutto a posto. Il brutto momento è passato, tipo tu adesso ti prendi un cartonato, lo metti qua con la testa sulla spalla, è tutto passato, è colpa della Juve. Adesso iniziamo a parlare di Juve, tutto a posto, la mafia sparisce, non vi preoccupate, ma quali penalizzazioni, no, tutto a posto, il peggio è passato, ragazzi, questa è l'Italia, questi sono i giornali, purtroppo i valori della FIFA sono questi. Ad ogni modo, cari followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui, pareggio purtroppo, giusto, ci sta, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un cartonato.